Nato nel lontano 1968, il coro polifonico malatestiano ha sin dalla sua fondazione incentivato la musica polifonica sacra e profana, andando ad abbracciare un vastissimo repertorio di 5 secoli di storia. 30 trasferte all'estero e circa 500 concerti sono solo alcuni dei numeri raggiunti, grazie alla promozione delle attività di carattere culturale e musicale. Quella del coro polifonico è una lunga storia iniziata 56 anni fa. Sì, indubbiamente una lunghissima storia nata nel 68, una storia di amicizia, di coralità, una storia in cui la musica ha costituito un ponte per dialogare con cori di altre nazioni. La musica corale è indubbiamente una grande manifestazione che consente proprio alle persone di vivere insieme un'esperienza molto intensa. Da questo punto di vista il coro polifonico è riuscito in effetti nella città di Fano a portare tanta coralità, perché dal 1974 ha dato vita all'incontro internazionale polifonico città di Fano. In 50 anni ha portato a Fano tantissimi cori dell'est europeo, poi esperienze che sono arrivate dai paesi della Scandinavia, dai paesi nordici. Diciamo che è stata una grandissima avventura che spero continui nel tempo con quei bei risultati che finora ha ottenuto. Il coro polifonico è stato un bel ambasciatore. Per Pesaro Capitale della Cultura invece avete dei progetti? Ci abbiamo sì dei progetti a breve scadenza, perché il giorno 8 di marzo porteremo al Teatro della Fortuna Storie d'amore di mare, ispirato al romanzo Maria Risorta, con l'attore Carlo Simoni, coro e voce narrante. Poi un'altra esperienza importantissima sarà per noi nel mese successivo, in aprile, quando porteremo in scena al Teatro Rossini, insieme all'orchestra della Francesca Perrotta, l'Orchestra Olimpia, Letter from Abigail, la lettera di Abigail, che è un testo del 1776 in cui questa signora americana si rivolge al marito John Adams e gli raccomanda che nell'elaborazione della Costituzione degli Stati Uniti si tenga presente la parità. I due spettacoli che stiamo preparando in collaborazione con il coro Gaudium Vocis di Terre Roveresche, egualmente diretto dal nostro maestro Francesco Santini. E poi continua la nostra programmazione per la 51esima edizione dell'incontro internazionale polifonico, che si svolgerà tra la fine di agosto e gli inizi di settembre. Francesco, come si fa per entrare a far parte del coro polifonico malatestiano? È molto semplice, basta avere voglia di cantare, un pochino di passione e rintracciarci nel sito web. È molto semplice, coro polifonico malatestiano, e siamo sempre aperti. Il coro ha un ricambio abbastanza continuo di persone, che soprattutto ragazzi ultimamente, che hanno desiderio di cantare, e noi siamo molto accoglienti. Federica, lei da quanti anni è nel coro polifonico malatestiano? Ho iniziato per amicizia, quindi avevo le mie amiche che cantavano nel coro. Mi si è aperto qui un mondo, perché ho scoperto che la mia voce insieme alle altre voci facevano un'armonia, sentire proprio come la gruppalità crea qualcosa di altro, qualcosa che è inesprimibile. Siamo tutti, devo dire, veramente molto uniti. Questa è un'esperienza di relazione, di socialità, ma anche culturale, perché questa esperienza mi dà l'opportunità di partecipare a diversi progetti e attività didattiche anche in tutto il mondo. Ci ha portato a Gandia, all'Expo, anche in varie parti di Italia.